Quanto è importante il ruolo della formazione in materia finanziaria? Oggi più che mai è importantissimo. Il, il denaro è un argomento di assoluta centralità nella vita di tantissime persone. Saperlo gestire è, è conseguentemente estremamente importante. Per un professionista è centrale essere preparati a gestire... Eh, tutto quanto è afferente appunto la, in termini di competenze, di conoscenza alla materia delle, del denaro, soprattutto quando si parla di gestione del denaro di un'altra persona. Per cui direi priorità assolutamente uno, eh, certamente per un'azienda che fa questo di mestiere. E in quale modo Banca Mediolanum forma la propria rete di vendita? Credo che lo faccia e lo dico senza presunzione nel migliore modo possibile oggi. Eh, noi ci siamo dotati di quella che è la struttura sinergica più utile a svolgere eh, la funzione della formazione, anzi mi piacerebbe potermi spingere fino al, eh, in prossimità al concetto di educazione oltre che di formazione. Noi lo facciamo attraverso una corporate university, in questo caso sì, siamo in questo luogo che è proprio uno degli ambienti della nostra università, è un'università aziendale che nasce nel 2006 progettualmente in realtà è stata poi consegnata nelle mani dei nostri colleghi nel 2008 ed è l'istituto oggi, credo in Europa, di riferimento come eccellenza assoluta nell'educazione alla gestione dei risparmi dei nostri clienti. È in questo luogo che si formano 1800 collaboratori dipendenti, è in questo luogo che si formano i nostri 5000 family bankers eh, e ci formiamo con un approccio assolutamente olistico alla professione. Per cui certamente tutto quanto è necessario per svolgere competenze professionali nella gestione del risparmio dei clienti, quindi da materie se vogliamo di natura più, più hard in termini di, di contenuti, la conoscenza dei prodotti, tutta la normativa, una grandissima formazione online, fino anche a spingerci a competenze di natura più comportamentale. Eh, con dei fondamentali di psicologia, di sociologia, perché poi la gestione dell'altro cliente è sostanzialmente una gestione delle sue emozioni, delle sue preoccupazioni e delle sue aspirazioni.